Per i 500 anni dalla nascita del naturalista, botanico, entomologo e filosofo bolognese Ulisse Aldrovandi, l'Università di Bologna ha organizzato una serie di eventi. L'Aula Prodi del Dipartimento di Storia e Cultura e Civiltà dell'Alma Mater ha ospitato un importante simposio internazionale dal titolo Global Aldrovandi, Exchange Nature in the Early Modern World, organizzato dai professori Marco Beretta, Davide Domenici e Dalia Marchi della Newberry Library di Chicago. È un convegno che vuole esplorare la dimensione globale degli studi di Aldrovandi, cioè come le scoperte geografiche del XVI secolo impattarono sul lavoro di Aldrovandi. E credo che questa sia una prospettiva innovativa e interessante. Nel mio caso stesso sono un antropologo che studio popoli indigeni americani e i lavori di Aldrovandi ancora oggi, a 500 anni di distanza, per noi sono lavori altamente informativi, dai quali possiamo imparare e apprendere notizie sugli antichi popoli delle Americhe. Direi che è un esempio perfetto della qualità straordinaria del lavoro che Aldrovandi fece come collezionista, come studioso e come divulgatore. In occasione del cinquecentenario della nascita dello studioso bolognese che coniò il termine geologia, è nata una rivista semestrale dal titolo Aldrovandiana Historical Studies in Natural History, di proprietà dei professori Marco Beretta e Lucia Raggetti. Aldrovandiana è una rivista che nasce dall'invito della Bologna University Press, rivolto al gruppo di storia della scienza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna, che ha accolto con piacere e entusiasmo l'idea di creare una rivista sulla storia della storia naturale, ispirata al grande Ulisse Aldrovandi, che è stato fra i creatori della storia naturale stessa in età moderna. È una rivista semestrale, completamente open access e che punta tantissimo su qualcosa che era importante nella comunicazione scientifica di Ulisse Aldrovandi: le immagini e le illustrazioni. Aldrovandiana si distingue anche per la sua grafica che richiama le bellissime raccolte di illustrazioni che accompagnano i testi di Ulisse Aldrovandi.